ma in questo momento, nonostante l'elogio di Sua Eminenza, la mia attenzione si concentra sulla mia inadeguatezza al compito che mi è stato assegnato. Ringrazio il Santo Padre perché questa scelta certamente manifesta una stima, un apprezzamento. Ringrazio il Cardinale Angelo Scola che, per quello che non so, che ne so, ha approvato, incoraggiato questa scelta. Ringrazio tutti voi che siete qui, però ecco, io sento soprattutto la mia inadeguatezza, ecco, già questo si vede dal nome, no? Perché i vescovi di Milano hanno tutti dei nomi solenni, per dire Angelo, Dionigi, Carlo Maria, Giovanni, Giovanni Battista, Alfredo il Defonso, ecco cose. Ora voi dite Mario che nome è, cioè un nome un po' banale, ecco, quindi già si capisce che insomma. Però è quello che mi hanno dato mia mamma e mio papà, non è che si può tanto discutere su questo. Quindi ecco, è la mia inadeguatezza dunque che penso è una valutazione molto condivisa. Ecco, io sono stato tutta la mia vita qui a Milano, quindi non potrò essere una sorpresa, cioè tutti mi conoscono, almeno tutti i preti, tutti quelli che in qualche modo mi hanno incontrato si saranno fatti un'idea e penso che dicano, come anch'io penso, dico sì, è un bravo uomo, ecco, ma arcivescovo di Milano, insomma, un po', non so se sarà all'altezza, ecco, quindi questo lo avverto molto, essendo stato per tutto questo tempo a Milano con gli incarichi che Sua Eminenza ha ricordato. È chiaro che ho partecipato, ho preso tante decisioni, ho partecipato a tante cose che hanno segnato la vita delle persone, delle istituzioni, e quando si prendono decisioni, non avendo il dono dell'infallibilità, alcune decisioni saranno state giuste e gradite, altre saranno state sbagliate o magari sgradite. Ecco, io vorrei chiedere a tutti coloro che vivono in questa chiesa, la amano, di non restare impigliati nel risentimento se c'è qualcosa che li ha feriti. Io voglio chiedere scusa di qualche decisione magari non abbastanza attenta alle persone o abbastanza lungimirante, però ecco, vorrei chiedere come se si potesse ripartire, ecco, con quella benevolenza, con quella disponibilità che può dare alla nostra Chiesa quell'immagine di una Chiesa unita, lieta, cordialmente disponibile al confronto e anche ad accettare che poi a un certo punto qualcuno deve decidere. Ecco, quindi questa è una prima richiesta che mi sembra di dover fare, essendo così conosciuto, essendo che ho fatto tante scelte in questi anni, ecco, che si possa cogliere, ecco, quello che magari non è stato perfetto come una cosa da compatire di cui passare a oltre. E se poi considero la Chiesa di Milano, che un pochino conosco, mi sembra che ci vorrebbe un arcivescovo santo, ecco, mentre io capisco che sono un bravo uomo, ecco, credo, ma un po' mediocre, ecco, quindi io penso che ci viene chiesto di pregare per la Chiesa e per l'arcivescovo, di dare testimonianza di quella santità di popolo, di quella laboriosità generosa, di quel senso di appartenenza a una missione condivisa che è la santità che radicata nel popolo cristiano che c'è a Milano, ecco. Se poi io penso alle sfide che la città, la metropoli, la regione devono affrontare, a quanta intelligenza, quanta cultura, quanta innovazione c'è in Milano, ci vorrebbe un vescovo che sia un genio, ecco. E se io
considero la bibliografia dei miei predecessori, cioè quanti libri, articoli, interventi hanno fatto il cardinale Scola, il cardinale Dionigi Tettamanzi, il cardinale Carlo Maria Martini, rimango veramente un po' schiacciato dalle raccogliere la loro eredità, perché io in tutti questi anni quello che ho fatto è di scrivere qualche sciocchezza, qualche storiella per bambini, e quindi voi capite anche questo come sono inadeguato, e perciò penso che avrò bisogno del consiglio, del magistero, del confronto con i teologi, con tutti gli intellettuali delle istituzioni accademiche che sono a Milano e che vorranno forse anche illuminarmi un po' su quello che si deve pensare, capire per interpretare il tempo che viviamo e il futuro che ci aspetta. E poi penso alla complessità della Chiesa di Milano e della società della diocesi di Milano, con tutte le forze, le iniziative, i gruppi, i movimenti, le istituzioni che ci sono, credo che ci vorrebbe un vescovo carismatico e trascinatore, cioè uno che sappia indicare con slancio il cammino da percorrere, mentre io, anche soltanto dalla biografia che è stata letta, sono stato piuttosto un impiegato, ecco, ho lavorato in un ufficio, poi mi hanno spostato da un ufficio all'altro, però sempre un impiegato, ecco, soprattutto in questi anni un impiegato di curia, ecco, che quindi siamo bravi e facciamo tanto lavoro, però alla fine, ecco, trascinare e dare un timbro, diciamo, al popolo cristiano, alla società civile, essere, come auspicava l'arcivescovo, eredi, no, della figura, delle grandi figure di Ambrogio, Carlo, eccetera eccetera, chiaramente non sono quel personaggio, ecco, quindi avrò bisogno di quella condivisione della responsabilità, di quel senso di sinodalità, di quel senso di camminare insieme, che forse supplisce alla povertà e alla modestia delle mie qualità, con un cammino di popolo. Ecco, io conosco molti del clero di Milano, i diaconi permanenti, i presbiteri, e non ho mai nascosto la mia stima e ammirazione per loro. Conosco un po' di persone laiche che ho conosciuto, ecco, per il mio lavoro sono stato un po' limitato nel contatto con i laici, però apprezzo quanta intelligenza, quanta intraprendenza, quanta anche capacità creativa c'è nel laicato della diocesi di Milano, e quindi, ecco, chiedo questo aiuto a fare un cammino insieme, visto che da solo io non so fare niente e non sono all'altezza di quella leadership che sarebbe auspicabile. Se poi considero, ecco, la ricchezza delle presenze a Milano, la molteplicità delle culture, la differenza delle condizioni sociali, quindi le sacche di povertà e la presenza di tante persone che vengono da tante parti del mondo, che hanno tradizioni religiose, culturali così diversificate, ecco, mi sembra che la città metropolitana, la diocesi, devono interrogarsi su quale è la società del futuro, di quale volto avrà il mondo in cui siamo chiamati a vivere. E io, appunto, mi sento un po' smarrito di fronte a questa molteplicità di condizioni sociali, di tradizioni culturali, di sensibilità religiose. Perciò, ecco, credo che bisogna che io e tutti coloro che hanno a cuore questo cammino di Chiesa verso il futuro impariamo ad ascoltare, ecco, anche le persone che parlano delle lingue che per noi sono difficili da capire, però hanno qualcosa da dire e sono i cittadini del futuro. Quindi noi siamo chiamati a immaginare una società nuova che dobbiamo costruire, e mi pare che Milano
con la sua tradizione, ha forse in Europa, in Italia, questa vocazione a essere capace di immaginare come potrà essere una popolazione composita eppure capace di vivere insieme, una popolazione ricca di tradizioni culturali eppure capace di costruire un'appartenenza unitaria, che nessuno si senta straniero, si senta sopportato, si senta discriminato. Per questo credo che io chiederò a tutti l'aiuto e soprattutto chiederò a chi è venuto qui da diversi paesi e che parla diverse lingue che possa istruirci, ecco, su quello che è la società che vorremmo costruire insieme. Ecco, questi sono i sentimenti che danno sostanza alla mia inadeguatezza, perciò chiedo la preghiera, l'aiuto e il consiglio di tutti e che Dio benedica la diocesi di Milano e il suo arcivescovo.